Dai boschini di Bobbio, frazione di Vaccarezza, nascerà un bambino questa settimana. Si chiamerà Olmo, come uno degli alberi più resistenti. La nascita attesa in valle come un fatto unico, quasi un miracolo, perché, come raccontano i residenti, non accadeva da almeno 50 anni. La scelta dei genitori di Olmo, che hanno anche un altro splendido bimbo di nome Enea, appare quindi in controtendenza. Ma i genitori, l'apicoltore Massimiliano e Camilla, di professione educatrice, si definiscono come una famiglia del tutto normale e chiedono ad altre coppie giovani di unirsi alla scelta per salvare la montagna. Siamo una famiglia normale, non guardiamo la televisione, facciamo un po' di legna, abbiamo le api, ma cerchiamo di fare una vita normale, fare una vita normale soprattutto ai figli. La cosa più bella è il silenzio. E la cosa più brutta è che ci hanno lasciato degli amici che proprio gli ultimi anni ci facevano compagnia, qui. Armando e Primo. Lei fa l'apicoltore, quindi ha potuto anche tramite le api vedere come è cambiato il clima oggi? Purtroppo il clima è cambiato veramente, il cambiamento climatico non deve arrivare, è già arrivato da qualche anno, gli apicoltori lo sanno, gli olivicoltori lo sanno e quelli che coltivano le castagne. Lo sanno, la campagna sta un po' soffrendo. Sì. Ai suoi figli cosa augura? Di trovarsi un lavoro in montagna. Penso che sia difficile, penso che ci sia un po' di isolamento, ma con un po' di collaborazione si potrebbe fare di più, un po' meglio.